I sostenitori su questo canale di Minecraft Dungeon sono pochi ma buoni e in tanti vi siete interessati se sto portando avanti anche il mio personaggio principale. La risposta è sì, ci tenevo a farvi vedere che con l'altro personaggio sono a livello 103, sto cercando di sbloccare il livello segreto con tutte le rune, ovviamente questo solo per chi è interessato, vuole approfondire a livello interno il gioco. Per tutti gli altri mi raccomando, continuate a sostenere la serie, questo dovrebbe essere l'ultimo appuntamento della difficoltà che stiamo affrontando. Se poi ne vorrete altri, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spolliciate, commentate, schiacciate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Ragazzi, questo è Epni e bentornati nel quinto appuntamento della serie di Minecraft Dungeon. Stiamo affrontando tutti quanti i livelli e quest'oggi tocca alle sale di alto blocco. Potremmo mettere la difficoltà superiore, siamo a 17 su 16, forse fin troppo semplice, però poi ci divertiremo nella missione finale, non vi preoccupate. Eccoci qua, in mezzo al castello, questi sono tosti da combattere. La ripugnante dimora dell'arciabitore. Pullulano di soldati e stregoni. Non ho paura di nessuno. La facciamo a mani basse. Ci sono dei dragoni sulla porta. Chissà quando faranno degli aggiornamenti extra quali mostri dovremo affrontare. Siamo partiti, evochiamo subito il cagnolino. Andiamo a diritto, ovviamente dobbiamo rovinare la festa a tutti quanti. Guarda, più che volentieri, più che volentieri. Con calma, anche perché ovviamente, va bene, abbiamo il cane, però non è che siamo chissà quanto tutelati. Ecco, quelli lì saranno un problema, quelli cicciotti, ve lo dico, che fanno molto molto male. In realtà pensavo peggio, però sono tosti a far fuori, ve lo dico. Un archetto. Nessuno sopravviverà a noi. Guarda quanta bella gente che c'è qua, tutti saltati in aria in un batter d'occhio. Beh, diciamo che il nostro personaggio, per essere comunque il livello abbastanza basso, se la cava alla grande. Ma il cane è morto? Ah, ok, è ricomparso adesso. O era andato a farsi un giro, mi sa, a fare la pisciatina serale. Quella, guarda quanti ce ne sono qui. Meglio distruggerli tutti quanti insieme al libro, che è particolarmente semplice. Devi solo fare un click, tanto le anime poi tornano in un batter d'occhio. Manco ti accorgi di averle utilizzate che sono già tornate. La cassa per noi. Noi, gemme in abbondanza. Abbiamo un bel po', 2000, non sono da sottovalutare. Sì, ne ho 3000 nell'altro personaggio, 4000. Però nell'altro ho anche un sacco di armi già da parte. Oh, mi ero bloccato sopra una candela. Raga, è pieno di polvere sto castello, ve lo giuro. Cioè, non hanno pulito. Il trucco, raga, in questo gioco è non aver paura. Certo, essendo coscienti delle proprie capacità. Se sappiamo di essere in grado di sopravvivere a una determinata situazione, è semplice, non impanichiamo e ce la gestiamo con molta calma. Puoi evocare tutti i mostri che vuoi. Io non ho paura. Non mi interessa. Eccomi, mo salgo e vi faccio saltare in aria tutti quanti, eh. Ta ta ta, ta ta ta. Coltellatina qua, coltellatina là. Cagnolino, come back up, please. Boom! Esplosione atomica sui boss. I ragni, la peggior cosa che potessero creare. Ma io dico, perché l'hanno messo sull'arca di Noè? I ragni, ma era necessario, sul serio. Qua al pozzo c'è un collegamento che in realtà è una scorciatoia per arrivare direttamente dentro il palazzo. Ah, con un evocatore addirittura. Potrebbe essere pericolosa allora, perché l'evocatore fa un po' male. Cerchiamo di infuocarlo, di fargli dare un overtime. Di solito mettono anche un golem di pietra rossa in questi tunnel sotterranei. Dobbiamo risalire da qua sopra, dovrebbe esserci una leva. Esatto. Ci apre la porta e siamo direttamente sopra al buffet da far saltare in aria. Evochiamo il cagnolino. Qui sono un bel po' i mostri, eh. Vabbè, andiamo di libro. Dobbiamo spaccare i tavoli con tutte le leccornie sopra. Dovrei mangiarmi in realtà, però qui dice di spaccarle. Li spaccheremo. Il tavolo, tra l'altro, quando lo distruggete vi droppa anche del cibo, che è un consumabile, insomma, per rigenerare la salute in fretta e non batter d'occhio. Siamo anche saliti di livello, livello 20. Beh, più che altro siamo in linea, perché al 21 si affronta il boss finale, di solito, eh. Qua ci buttiamo nel mezzo, gli diamo una bella lezione a tutti, tra poco torna il cane. Guarda quanti ce ne sono qui, che bello rotolare in mezzo e farvi saltare tutti. Questa è una bella trappola, raga, c'è una chest molto figa. Io vi consiglio di attivare prima le scale, che è il pulsantino, ecco, perché poi
Quegli infami vi spawnano una roba del genere. E qua rischiamo di tirarci il calzino. La prima volta non lo sapevo, mi sono buttato là nel mezzo e sono ritrovato chiuso, bloccato completamente. Ho fatto una brutta fine, sì, mi hanno eliminato. Stavolta non è accaduto però, sono contento, ce la siamo cavata egregiamente. Ci ha rimesso solo il mio cagnolino, ma lui ci rimette sempre, quindi ormai siamo abituati, cioè niente di nuovo. Ciao amici. Questa TNT ce la teniamo per dopo, fidatevi che ne farà la pena. 420 frecce, raga. Oh mio Dio. La TNT la usiamo qua, la prima. Così iniziamo a far piazza pulita. Affronta l'arciabitore, che è una menzogna. Lui evoca solamente i piccignaccoli e poi se la dà a gambe. Piccolo spoiler. Vabbè, configgi le guardie. Queste sono fortine, Però per fortuna noi abbiamo tutto quello che ci serve per farle fuori. Abbiamo ancora lì alla disposizione. Usiamolo solo quando è veramente necessario. Tipo adesso. Adesso ne evocherà ancora. Più che altro il fastidio è il mix di tutto. Cioè un po' di quelli con l'arco, un po' di quelli da vicino, un po' di quelli col fuoco e quelli con l'armatura. Questa è la cosa fastidiosa. Questi se ne sono andati tutti. Qua facciamo una bella esplosione nucleare. Beh, è un livello che ti prepara poi al peggio, a ciò che ci sarà poco dopo nel livello finale. Questa dovrebbe essere l'ultima ondata fino a prova contraria. Ora non mi ricordo di preciso. Qua ammazziamo il sacerdote che pompa tutti. Ok, questo mi sa che era l'ultimo. No, non è vero. Non è vero, never mind. Fate finta che non abbia detto niente. Non era l'ultimo. Ciao te che fai il fuoco. Cammino sul fuoco perché sono troppo forte. Non mi ferma nessuno. Come al solito il cagnolino ci ha abbandonato. Ma ormai per noi è routine, quindi niente di assurdo. Ah, ce ne sono ancora. Accidenti. Ok, inizia a essere complicata la situazione. Devo usare l'IAL adesso. Basta, fuoco sotto alle gambe. Che mi rompi tutto, mi rompi. Meno male l'inventario non ha una durabilità. Ok, questa era l'ultima ondata. Il cane è sopravvissuto. E abbiamo completato Fast and Furious, il penultimo livello dell'avventura, livello base. Vediamo cosa ci regala la chest. Ne abbiamo aperte molte oggi, solo la metà. Freccia pirica, questa è forte. Forte più che altro perché l'avevamo a livello 1. Adesso ce l'abbiamo a livello 23. Questa mazza ricoperta di rune di guarigione segrete possiede un forte potere curativo. Secondo me può aiutarci. Vendiamo il nostro coltellino delle anime. Tanto le anime comunque uscire dall'armatura e anche il libro, quindi non è un problema. Potenziando questa sto alla grande. Gli metto lifesteal e poi di livello 1 metto scatenato, che aumenta la possibilità di attaccare velocemente senza paura. Pinnacolo d'ossidiana, potenza consigliata 22. Siamo al 19. Qualcuno di voi avrà sicuramente visto il video che ho messo sul secondo canale. Sono io che ammazzo per la prima volta il boss finale a livello Apocalisse. L'arcibitore è fuggito dal castello, ma non potrà andare lontano. Andrà sulla strada, alla torre più alta. L'arcibitore, il suo regno, il terrore. Va bene, lo sappiamo tutto. Easy. Qua ci sono dei momenti in cui probabilmente ci troveremo in difficoltà, perché ci sono vari golem per la strada. Ma non ci spaventa. La mazza è molto figa. È il mio cagnolino? Ah, ok, è ancora indietro. Si è preso un giorno di pausa. Che gli vuoi fa? E mica glielo vuoi recriminare. Un giorno di pausa, poverino. Qua dobbiamo menare duro con la mazza, perché vogliamo curarci. E sulla cura al massimo. No, la cura c'è di base. Cioè, dimenticavo. Ops. Ho lanciato doppia TNT. Vorrei evitare di usare la pozione. Quindi quando puoi curami, mi raccomando. Oh, molto male qui. Il cane ogni tanto scompare. Boh, non mi sta più seguendo, raga. O sono io che vado un po' troppo veloce per lui. Oppure, boh, è impazzito. Non è più fedele. Oh, questo fa male. Questo fa molto male. Mi ha seguito ma ha perso l'incantesimo. Mi è mancato. E poi noi abbiamo una cosa per curarci. No, non ce l'abbiamo, scherzando. Pensavo di averla e invece non l'abbiamo presa. Oh, qua ci muoio. Oh, invece no. Che fuga eccezionale. Dobbiamo aspettare un attimo la pozione. Comunque io mi dimentico che non abbiamo il livello che ho nell'altro account. Quindi, insomma, con calma, con molta calma, piano piano, tanto non c'è fretta di vincere. Cioè, in realtà sì, voglio farlo fuori, raga. Ok, siamo alla prima imboscata. Proteggimi, cagnolino. Io ho ancora le frecce infuocate. E questo infinito, infinito si attiva spesso, Servirà anche contro il boss finale, ve lo garantisco. Buttiamoci di là. Facciamo una bella esplosione atomica. Però questi ce la facciamo piuttosto facilmente, in teoria. Ci curiamo comunque con la piccozza. Guarda, siamo saliti di livello, non ci avevo manco fatto caso. Livello 21. Perfettamente sulla tabella di marcia. Né troppo avanti né troppo indietro. Siamo sulla lunghezza d'onda giusta. Vai. Ed è qua il primo golem. Oh, finalmente.
Vediamo, ci mettiamo questo potenziamento qua. Io direi quello che stunna. No, questo qua che mi rende la pellaccia un po' più dura. E questo sarà tosto, comunque. Mo ci prenderemo una mazzatina delle gengive sicuro. Fattibile ancora comunque, abbastanza, dai. Vieni, vieni, fermati. Fai le tue spell. Io mi allontano nel frattempo. Adesso vedrete che appena si attiva il fungo sarà diverso comunque. Vedete, attacchiamo più velocemente. Quindi ci curiamo anche più velocemente. Pellaccia più dura. Grazie al nostro manufatto. E il golem è andato abbastanza easy. Ho avuto situazioni peggiori, contro i golem, se devo essere sincero. Adesso si entra all'interno di una parte del castello. Ci sono un sacco di mob da distruggere. Un altro golem? Accidenti. Ok. Come vedete non ci dà troppi problemi. Cioè, picchiamo duro, tanto abbiamo la cura. Siamo dritti sul golem, adesso abbiamo anche le frecce. Il golem è andato. Madonna, ce la siamo sbrigata veramente easy. I manufatti fanno veramente la differenza. Sceglieteli quelli giusti al momento giusto e non ve ne pentirete. Ripeto, questo è il livello base di quello che stiamo facendo. Va anche a peggiorare la situazione. In realtà non vi accorgerete. Non vi accorgerete del cambiamento finché non ricomincerete una nuova avventura. Io me ne sono accorto sulla mia pelle, raga. È stato abbastanza strano. Io prima l'ho giocato in prima persona per capire se mi piaceva quello che stavo per fare. Mi è piaciuto veramente tanto e quindi ho deciso, vabbè, lo rifaccio con loro, sperando che vi divertisse il più possibile. Oh, qua ci moriamo sicuro. Sì, ci moriamo, a meno che non mi curi tante volte adesso la mazza, siamo morti. E invece, che roba, siamo già alle fasi finali, l'ultima run al di fuori prima di andare nella torre del male. Qua ci saranno ancora un po' di mostriciattoli che vi rompono le scatole, però noi fortunatamente tra funghetto e armatura potenziata andiamo a diritto, che è un piacere, non ci ferma nessuno. Da là, anche se siete tanti, non ho paura di voi, io posso curarmi, ho il dono della cura. Andiamo direttamente ad affrontare il golem di pietra. Ho i manufatti down in questo momento, quindi mi vantaggio prima con le frecce di fuoco. Vieni, vieni, ciccio bello. Ok, adesso ci attiviamo il potenziamento. Lo facciamo fuori. Vai, vai, continua a spingermi. Continua, sì, sì. Ho paura di te. A meno che non mi spinga sulle fiamme. Ecco, sulle fiamme potremmo avere un problema. Curami, curami, curami. Ok, è morto, mi sono curato dopo. Let's go! Carichissimo! Volo, 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 tantissimo. Molto forte questa mazza. Più che altro perché la cura è fulgore in teoria e dovrebbe dartelo come bonus sotto da aggiungere, quindi con gli incantesimi. Il discorso è che avendolo di base è come se questa arma avesse 4 incantesimi. Tranquilli, non è che sono stato fortunato solamente io, vi capiterà spesso anche a voi. Vedrete che più giocate, più ripetete i livelli, più cercate tutte le chest, troverete tutto quello che ho io, sia in questo che nell'altro account. Cioè non è che ho fatto cose mirabolanti al di fuori dal mondo, ho seguito semplicemente l'andare delle situazioni. Cioè si è creato tutto da solo. Tutte le armi che vedete in generale le ho trovate così come voi, o dal fabbro comprandole. Questa è la scalinata finale che ci porterà ad affrontare il boss finale, l'arciabitore. Vedremo se riesco a sopravvivere, perché non è detto, non è detto. Vediamo, magari impiegheremo un paio di vite. Se non dovessimo mai morire sarebbe un grande obiettivo, perché comunque per quanto io lo abbia fatto varie volte, adesso l'equipaggiamento è quello che è, d'altronde, come vi dicevo prima. Il fungo è molto forte che ci permette di attaccarlo spesso. Cerchiamo di stargli addosso il più possibile. Lui si teletrasporta spesso. Strano che non stia evocando dei mostriciattoli che mi danno fastidio. Eccoli, vedi che si parla del diavolo e spuntano le corna. Questi sono un po' fastidiosi, devo essere sincero. Però forse mi conviene avvicinarmi. Orca miseria se mi hanno fatto male. Ah, curiamoci subito, così più tardi riavremo la cura. Ma basta teletrasportarti, ma sei un pivellino, ma che c'hai, paura di me? Ma guardalo, disgraziato, mo ti do fuoco. Vedremo chi l'ha vinta. La vincerò io. Oh, calmi ragazzi, calmi. Fanno male, eh? Lui è praticamente morto. Direi di aspettare un secondo. È morto. Adesso è dura, perché lui non era il vero boss finale. Lui è il boss finale. Dobbiamo fargli tanto male. Dobbiamo fargli tanto male. Eccoci. Situazioni meschine, dove trovarle? Cerchiamo sempre di tenere d'occhio dov'è. Adesso rifarà il razzo. Raggio, scusate. Dovrebbe fermarsi in teoria, andrebbe a colpirmi. Buono, buono, siamo stati fortunati. Vieni qui, vieni a giocare con Stepney. Oh, mannaggia. Mannaggia. Qui dobbiamo tirare dritto. No, in teoria ce la faccio. Ok, a livello base diciamo che non è complicatissimo farlo fuori, eh. Se tu venissi qua magari. Mannaggia le tue corna. Meno male non ci ha mai sparato un razzo sopra la testa. Lì sì che sarebbe stato un bel problema. Vi ripeto, non morirci mai per me è un buon obiettivo, eh. Comunque abbiamo rifatto la run insieme.
Oh, qua è tosta. Siamo morti. No, siamo ancora vivi. Incredibile. Vieni, bellino, vieni. Che ti polverizzo piano pian, piano pian, piano pian. Ti polverizzo piano pian. Ok, dovrebbe essere l'ultimo. Sì, perché poi in teoria dopo l'abbiamo fatto fuori. Eccomi. Eliminato. Raga, senza mai morire. Raga, che dire, gustiamoci insieme il filmato finale dell'arciabitore, che con il suo scettro malvagio, da essere buono all'inizio, era diventato il più temibile dei nemici del mondo di Minecraft, dell'universo. Lo scettro è distrutto. Poverino. Lui era bravo in realtà. No. Invece no, non era stato sconfitto del tutto. Quasi. Quasi. E da chi? Da chi era stato salvato? Eh? Dai mates? No, solo io. Solo da solo l'ho fatta la missione. Da solo. Però lì sono quattro. E dopo le cose cambiarono. Ale. Lo scettro del male, non si sa come, si ricostruisce da solo. Sarebbe figo avere oggetti così in casa. Li rompi, tac, tornano nuovi. E infatti poi puoi riaffrontare tutta quanta la storia a una difficoltà maggiore. Nuova difficoltà sbloccata. Avventura. I nemici sono difficili da sconfiggere, colpiscono duramente, nuovi incantesimi. Le ricompense sono migliori e nuovi manufatti. Questa avventura finisce qua. 5 episodi, brevi ma intensi. Abbiamo 3 oggetti leggendari, tra l'altro, come inventario. Molto figo il nostro personaggio, guardate che bomba. Mi raccomando, se volete la difficoltà avventura, vi lancio una sfida. Dobbiamo arrivare a 30.000 mi piace. So che non è semplice, però io mi fido di voi. Spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi ragazzi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Va sempre tutto. Buone! E adesso mi sa tanto che livello un po' il mio personaggio principale.